In questo video ti mostrerò come utilizzare la firma digitale su SIM o smart card con il software Aruba Sign. Per il corretto funzionamento è necessario installare sul tuo computer i driver della SIM card, i driver del lettore e il software Aruba Sign. Per iniziare accedi al sito www.pec.it e nel menu in alto seleziona la voce Gestione e supporto firma digitale e clicca su Software Driver App. Poi seleziona driver per smart SIM card. Le tipologie di smart card utilizzate sono InCard e Oberthur. Confronta l'immagine del chip della tua smart card con quelle indicate nella sezione mostrata. Clicca su Scarica, scegliendo il sistema operativo presente nel tuo computer. Procedi poi all'installazione dei driver della smart card. Avvia il file con un doppio clic. Seleziona la lingua che preferisci e conferma la scelta dal pulsante OK. Segui la procedura guidata. Infine riavvia il sistema se la procedura lo richiede. Diversamente, clicca su Fine. Dopo aver installato i driver della smart card, installa i driver del lettore Aruba utilizzato, da tavolo o token. Se stai utilizzando un lettore non fornito da Aruba, ti consigliamo l'acquisto di un nostro lettore per una maggior compatibilità del servizio. Dalla stessa pagina seleziona driver per lettori. Clicca sul pulsante Scarica selezionando il sistema operativo utilizzato. Scarica il file di installazione. Procedi poi all'installazione dei driver del lettore. Avvia quindi il file eseguibile indicato con un doppio clic. Segui la procedura guidata. Infine riavvia il sistema se la procedura lo richiede. Diversamente clicca su Fine. Poi esegui il download del software Aruba Sign e dalla stessa pagina seleziona Software per firmare. Da Software Aruba Sign clicca sul pulsante Scarica selezionando il sistema operativo utilizzato. Scarica il file di installazione. A questo punto devi installare Aruba Sign. Fai doppio clic sul file eseguibile. Installa il software utilizzando la procedura guidata e attendi il completamento dell'installazione di Aruba Sign sul computer. Mantieni attivo il checkbox indicato se preferisci avviare il software al termine dell'installazione. Clicca su Fine. Completata l'installazione, visualizzerai sul desktop l'icona Aruba Sign che ti consentirà l'avvio e l'utilizzo del programma. Apri il menu Preferenze. Seleziona il tab Firma e dalla sezione Metodo di firma predefinito abilita il checkbox Firma con dispositivo. Clicca su Salva per salvare i nuovi parametri. Ben fatto! A questo punto puoi utilizzare Aruba Sign per firmare i tuoi documenti. Prima di iniziare, collega il lettore al PC e inserisci la smart card nel lettore. In alternativa, se sei in possesso di un token USB, collegalo al PC. Carica i documenti da firmare cliccando su Seleziona documenti, oppure trascinali all'interno della schermata. Nella colonna Documenti da firmare sono visibili i documenti caricati. Sotto la colonna Documenti firmati è possibile rinominare i file. Dal menu a tendina indicato, seleziona la tipologia di firma desiderata. Se sei in possesso di marche temporali, oltre alla firma puoi apporre ai file una marcatura temporale. Ti basta inserire il flag in corrispondenza della voce Marca temporale e selezionare il formato desiderato dall'apposito menu a tendina. Abilita il checkbox indicato per salvare i file nella cartella di origine, oppure clicca sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare i documenti. Clicca Prosegui e firma. Al punto 1 lascia selezionata la voce Firma con dispositivo. Al punto 2, il certificato di firma, contrassegnato da nome e cognome, viene automaticamente rilevato. Inserisci il PIN della firma digitale. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzarlo in chiaro. Clicca Firma. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma digitale del file. Apri la cartella all'interno della quale sono stati salvati i file firmati, oppure clicca su Chiudi. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Sign, dovrai utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file. Ti basterà selezionare il gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e procedere come mostrato nel video.